Allora, c'è o non c'è un problema informazione in questo paese? L'informazione controllata da grandi gruppi editoriali, dal Presidente del Consiglio che detiene il giornale e poi naturalmente ci sono altre proprietà, c'è lo stravolgimento delle ultime ore dei palinsesti Rai, anche lì dove la politica come dire, la fa evidentemente da padrona per la trasmissione di Vespa stasera sulla consegna Terremotati, l'Unità oggi pubblica ancora lo spettacolo continua con la prima pagina di Liberazione, Le Mag con Berlusconi in copertina e poi l'Unità comincia la sua Silvio Story, l'autobiografia, la ricostruzione di come Silvio Berlusconi da oggi è diventato oggi appunto Silvio Berlusconi. Noi vi mostriamo la copertina del telegiornale di ieri sera, poi ne riparliamo. Nella RAI, lottizzatissima da tutti, sempre, ogni tanto si sveglia un caporale di giornata che, convinto di compiacere il potente di turno, ovvero il governo in carica, prende decisioni sgangherate che si trasformano in un boomerang. C'era proprio bisogno di aspettare sabato scorso per accorgersi che domani ci sarebbe stata la prima puntata di Ballarò e che sarebbe stato più opportuno mandare in prima serata Porta a Porta il talk show della rete Ammiraglia, trasmissione peraltro già annunciata in onda per la seconda serata dello stesso giorno? Invece è andata proprio così. Ballarò slitta a giovedì e amen. Peccato che queste scadenze, la consegna delle prime case ai terremotati, il ritorno in video di Giovanni Floris e Bruno Vespa, fossero note da tempo. Quindi se in Viale Mazzini ci sono dirigenti che soltanto sabato si sono accorti della sovrapposizione di due programmi di approfondimento, questi dirigenti, pagati con soldi pubblici, cioè nostri, non dovrebbero rimanere al loro posto un minuto di più. Ma non perché asserviti, bensì perché incapaci, anche di accampare scuse, perché la sovrapposizione dei programmi è effetto, non causa, della decisione di mettere in prima serata Porta a Porta. Bastava pensarci per tempo, controllare le date in calendario e si sarebbe evitata l'ennesima polemica, che si è trasformata in uno spot per la manifestazione di sabato prossimo sulla libertà di espressione e contro la censura, parole d'ordine su cui è impossibile non essere d'accordo, a meno di non pensare che ci siano colleghi amanti dei bavagli. Peccato però che tale iniziativa sia stata indetta senza che i giornalisti italiani, a quanto ci consta, si siano pronunciati, magari con qualche assemblea, sui suoi presupposti. Come dire, difendiamo la libertà di espressione, ma senza essere liberi di esprimerci su questa legittima giornata di mobilitazione. E allora chiudiamo noi con due domande. Il consenso della categoria si presume unanime e acquisito in automatico? Questo rispetta lo spirito e la norma dell'articolo 21 della Costituzione? Rizzo, comincia lei a rispondere. Ma cosa devo rispondere? Alle ultime due domande. Ammesso che tra l'altro poi, naturalmente ognuno ha la sua opinione, quando noi giornalisti scendiamo in piazza, insomma, non è che abbiamo sempre questa grande attenzione da parte dell'opinione pubblica che già di per sé ci considera una categoria di elite. Ma insomma, appunto per questo mi pare piuttosto singolare questa cosa di scendere in piazza. Non so che vuol dire che i giornalisti scendono in piazza. Cioè, quanti sono i giornalisti in Italia? 10.000, 12.000? So, scendiamo in piazza, non so, non capisco. Invece mi pare che qui il problema non sia tanto quello dei giornalisti quanto quello di tutto un sistema che, insomma, io sentendo questa discussione mi pare veramente lunare, no? Perché stiamo parlando, ma ormai da giorni, di una cosa che farebbe alzare i capelli a chi ce l'ha in qualsiasi altro paese del mondo. Cioè, l'informazione si basa su un principio fondamentale che è la concorrenza. Cioè, sarebbe come se il Corriere della Sera decidesse di non pubblicare una grossa notizia perché ha saputo che Repubblica ce n'è una un po' più grossa, allora dice la pubblichiamo domani perché sennò si sovrappone con quella che sta per dare Repubblica. Cioè, questo fatto, diciamo, no, diciamo, Rizzo, diciamole tutte però, visto che come diceva Liguori poi ogni tanto anche noi dobbiamo dirle, no, diciamole tutte. È anche vero che qualche volta noi apriamo 3-4 giornali e troviamo lo stesso titolo, esatto, addirittura sullo c'è stesso dubbio, argomento una volta, e qualche volta gli stessi contenuti di giornalisti, ma che magari operano in pool. È anche vero che certe volte ci sono state c'erano delle consultazioni fra i direttori, esatto, dei giornali per stabilire, cioè, la televisione aspetti, non funziona come i giornali, Rizzo, la concorrenza non è sul contenuto. So che anche lei deve lasciarci prima, però Paolo, facciamo finire Rizzo. Non funziona così la televisione.
Se fai tre trasmissioni identiche, analoghe, tu ti sei diviso un bacino di pubblico funziona interessato così a quel contenuto. Di solito funziona la televisione così quando c'è lo stesso proprietario per sei reti. Ma no, ma il palinsesto, anche punto con lo stesso proprietario, allora sì che di Mediaset, così noi facciamo in modo che se da un lato c'è un film, dall'altro c'è lo sport, dall'altro c'è un programma di intrattenimento per femminile. Ma capite che è una femminile profonda perché anomalia questa? Se c'è il film, c'è lo sport, ci vuole un ma programma femminile per anomalia bambini. Su, questa è una scoperta che è stata fatta 30 anni fa. Sentiamo 30 anni fa l'hanno scoperto questa. Adesso ma questa possiamo è una profonda anomalia. Questa fa capire perché che il sistema italiano è malato. È la televisione commerciale, Rizzo. Ma non è la televisione commerciale. Ma su, da 30 anni in Italia e da 50 anni in America. Abbiamo tre reti che dovrebbero essere il servizio pubblico, non la televisione commerciale, che sono diventate televisione commerciale. E questo è il punto. Ma qui siamo secondo me però fuori strada quando noi valutiamo questa decisione. Posso aggiungerle un attimo solo, Valentini, le parole di Marco Pannella questa mattina che dice che loro alla manifestazione per la libertà di informazione radicali non ci saranno. È un inganno, dicono. Spiegheremo le ragioni per cui non prenderemo parte alla grande manifestazione convocata. Non ci saremo, è il perché è semplice. Abbiamo predicato per decenni che la sinistra italiana, il giornale La Repubblica e tutta quella roba là non ha mai promosso una manifestazione di massa sui temi dell'informazione, non l'hanno mai promossa sulla giustizia. Come possono oggi avere l'autorità morale e intellettuale per dire che ora scende in piazza l'Italia Democratica? Aspetti, perché anche Emma Bonino ironizza sugli slogan della manifestazione e dice: verrebbe da dire da che pulpito. Certo, le responsabilità sono diverse, ma basta guardare il modo in cui su Rai 3 si litiga per questioni interne al PD o il modo in cui viene gestita la commissione di vigilanza. Ma questa non è una manifestazione, una rivendicazione di categoria. È stata indetta la manifestazione di sabato prossimo dal sindacato dei giornalisti, ma come è stato già chiarito non è una manifestazione di protesta sindacale dei giornalisti, della corporazione dei giornalisti, perché per la ragione semplicissima che il valore della libertà di informazione, della libertà di stampa non riguarda soltanto i giornalisti, riguarda innanzitutto i cittadini che sono i veri titolari del diritto di essere informati. Quindi questa è una, diciamo, mobilitazione pubblica, può essere giudicata, mi faccia solo finire, può essere giudicata bene o male, in questo, ma sicuramente serve ad accendere i riflettori, a suonare un campanello d'allarme su una situazione che non è, in questo io sono d'accordo con i radicali, non è nata oggi, certo, non nasce soltanto con le querele o le citazioni civili, col caso Ballarò o con il problema del sex gate, la questione di Feltri, le dimissioni di Boffo, tutte ragioni, diciamo, serie e rispettabili. È una situazione che dura ormai in questo paese da più di 20 anni, cioè dal momento in cui si costituisce una concentrazione televisiva e pubblicitaria come quella che fa capo alla famiglia del Presidente del Consiglio, che condiziona e soffoca tutto il mercato dell'informazione, non solo nel campo della televisione. Questa rete di cui oggi noi siamo ospiti è la dimostrazione migliore e l'incarnazione del fatto che il duopolio Rai Mediaset, sei reti oggi in mano di fatto sotto il controllo del governo, tant'è che è il governo che fa il palinsesto di Rai 1 stasera, non il vice direttore generale, è il governo che cerca, noi abbiamo scritto ieri su Repubblica, l'orgia del potere, in questo caso senza riferimenti al sex gate, l'orgia del potere mediatico, perché siamo di fatto alla informazione unificata. Io faccio una proposta provocatoria, allora se questa vicenda di oggi è così importante, eccetera, ma perché non la facciamo a reti unificate, su tutte le sei reti? Senta, Valentini, sette reti, ha ragione Liguori nel dire che perché non sospendiamo, rinviamo le partite del Milan e della Juventus, no, così ci vediamo Milan tutti quanti, del Milan per non forza, si può obbligatoriamente, la consegna delle case in Abruzzo e siamo tutti contenti. Senta, Valentina, ha ragione Liguori nel dire che televisione e giornali sono diversi, hanno pubblici diversi, metodologie diverse, modo di arrivare diverso. Però le faccio una domanda secca, banale e forse anche stupida. Se io vado in edicola e mi compro il giornale e la Repubblica, vado a casa e me li leggo tutti e due, posso farmi un'opinione mia?
Ma questo sicuramente, anche se legge solo Repubblica, si può fare una sua opinione. Perfetto. Vabbè, però se uno ne compra più di uno è naturalmente... Ma questa è la differenza. In edicola uno oggi trova una pluralità di testate attraverso le quali c'è una pluralità, diciamo, di posizioni e di opinioni. In televisione no. In televisione no. Moncalvo. Ma guardi, io penso che i telespettatori e i cittadini siano persone ben più intelligenti di quanto noi li facciamo. Sanno giudicare, sanno valutare, hanno in mano quell'arma che si chiama telecomando, quindi sanno benissimo che cosa fare. Io invece vedo con raccapriccio che c'è qualcuno che rosica perché dopo 72 giorni un presidente del Consiglio è riuscito a far costruire 94 appartamenti e 94 villette e 700 appartamenti. Io sono per la graduatoria delle notizie. Qual è la graduatoria delle notizie di oggi, di questa sera, per un telegiornale? Allora, vogliamo anche mettere sotto accusa i direttori dei telegiornali che stasera apriranno, come è ovvio, dato che la notizia numero uno con quella cerimonia, con quella manifestazione. Io condivido quello che veniva detto nell'editoriale, nella vostra copertina del telegiornale di ieri, soprattutto su due punti. Primo, che deve pagare chi ha fatto quell'errore di forma, di sostanza, e che non ha saputo avere davanti a sé, dato che oltre al palinsesto dei programmi con le tre reti Rai deve anche averci il calendario degli avvenimenti, non ha fatto quelle valutazioni. Ma in Rai non paga nessuno, specialmente se è emesso da un certo partito forte e con un consigliere di amministrazione ad personam. La seconda è il discorso dell'interrogativo finale del vostro editoriale: quando mai i giornalisti, la base, sono stati consultati, ma con un minimo di assemblea anche formale? Perché i primi a pagare le conseguenze... Ci sono giornali che mettono in stato di crisi decine di redattori, nessuno dice nulla, ci sono dei prepensionamenti obbligati, nessuno dice nulla, ci sono dei precari che non vengono assunti e contrariamente a quelli della scuola, lì nessuno dice nulla, ci sono dei ragazzi bravissimi che stanno ore e ore davanti a un computer e si fanno venire male agli occhi e vengono sottopagati, altro che call center. Non voglio spezzare una lancia a favore della categoria, ma ci sono problemi ben più gravi. Dico, adesso mi metto a ridere dopo aver detto delle cose serie, e per la povera Maria Lopez, censurata dai Rete 4, Italia 1, Liguria, a Controcampo, nessuno leva lo striscione giù le mani da Maria Lopez, censurata. Cioè, ma dove siamo? Vogliamo far ridere, vogliamo far ridere. Ma allora il problema di Ballarò spostato dal martedì al giovedì cos'è? Fa scendere per strada gli italiani? Oggi si fermano le fabbriche e le cose. Quando mai si è visto un PD che si era dimenticato, pur avendo Zavoli in casa, di indicarlo come membro della commissione parlamentare di vigilanza? Il più grande giornalista italiano si erano dimenticati di metterlo alla commissione, se ne sono accorti dopo, quando c'era da far dimettere Villari o Villari. Il problema non è la RAI, il problema è la commissione di vigilanza. C'è o non c'è questo organismo? C'è o non c'è questo organismo che dovrebbe essere l'editore, diciamo così, della RAI? I problemi sono si riuniscono domani. Senta, è così urgente oggi il problema. Gianpaolo Panza su Libero inizia la sua collaborazione. Ci ricorda, a proposito di libertà di stampa, che a iniziare non fu tanto Berlusconi, ma se torniamo indietro con la memoria si arriva a Massimo D'Alema. I giornali è un segno di civiltà non leggerli, bisogna lasciarli in edicola. Chi ha sentenziato così? Gianpaolo Panza, appunto, ricorda che fu Massimo D'Alema. Max ha anticipato, scrive Panza, tutte le ire del Cavaliere nei confronti della carta stampata con assonanze sorprendenti, compresa la strategia di darci dentro con le cause civili e le richieste astronomiche di danni. Ed è un lunghissimo articolo di Panza in cui ricorda proprio episodi e chiusure di sentenze, di processi e di procedimenti in cui, come dire, Massimo D'Alema non era molto tenero con la categoria. No, questa è una vecchia storia. Tra l'altro D'Alema, se si può fare una digressione, è molto amato dai giornalisti. Questa è una cosa che ritengo abbastanza strana. Beh, perché ci riserva sempre... È molto amato dai giornalisti non ricambiati. No, diciamo. Non mi sembra un iperbole. No, vabbè, diciamo, però è molto rispettato. È molto rispettato. Ecco, allora diciamo rispettato. È molto rispettato dai giornalisti quando poi lui ti tratta malissimo la categoria. Quindi anche questo, diciamo... Cioè, mi pare che anche sulla televisione ha detto delle cose analoghe, no? Il fatto che bisognava, sì, la televisione, diciamo, non distorce, che anche lui non ama molto il contraddittorio, certo. Ecco. Quindi, diciamo, è l'allergia che, insomma, il potere ha, guarda, volendo sempre nei confronti delle... Il problema è proprio quello, cioè del tipo di informazioni. Io non voglio fare un processo a porta a porta, anche perché rispetto la professionalità di Vespa,
Prendo atto però e ricordo ai nostri telespettatori che già in passato, cito due casi soprattutto, già in passato Porta a Porta ha offerto al Presidente del Consiglio un one man show, prima col famoso contratto agli italiani, senza nessun tipo di contraddittorio, senza nessun tipo di interlocuzione. Dall'altra parte, all'indomani del caso Noemi, quando con un titolo francamente devo dire un po' ridicolo, si presentò Berlusconi, lui stesso portando in pubblico gli affari privati di famiglia, i suoi rapporti con la moglie e con la famiglia, con un titolo che faceva francamente ridere, adesso parlo io, come se lui soffrisse di crisi d'astinenza. Comunque c'è un dato sul conflitto di interessi che esiste, inutile negare, cioè, c'è un problema tutto italiano sulle sei reti, eccetera, eccetera. Però c'è una questione di fondo, cioè che la legge sono la concentrazione, sì, il conflitto però, di interessi viene dopo, però, è una cosa che viene successivamente, però, ma pure nel 94. Sì, però allora si privatizza la RAI perché non si possono togliere le reti a un imprenditore. Se fosse soltanto un imprenditore privato, ma non staremmo discutendo di nulla, diciamo. Se fosse soltanto un imprenditore privato, allora il punto è un altro, che il problema da risolvere è quello del conflitto di interessi. Scusa, la concentrazione televisiva si discute anche di un imprenditore privato. L'antitrust l'hanno inventato i capitalisti americani, regola il mercato, il fatto che un solo soggetto detenga tre reti, indipendentemente dal fatto che sia un uomo di governo, è un fatto già di per sé grave. Poi nasce nel 94 il conflitto di interessi. Nel frattempo è arrivato il digitale terrestre. Vabbè, ma comunque sono discorso. Allora, facciamo la concentrazione, il conflitto di interessi, qualsiasi sia il tema, c'è stato. Ci sono stati ben due governi, diciamo, i governi sono stati 4 o 5, adesso non ricordo manco più il numero, di centrosinistra, che il tema non l'hanno affrontato. Certo, hai ragione, non cioè, sono stati capaci. È come chiedere al... bisogna chiedere a Berlusconi di farsela da solo la legge, il che è francamente singolare, perché è come dire a D'Alema, fatti da parte nel... L'ha fatta la legge, è una legge, diciamo, che ha il suo... È una legge, certo. Cioè il centro-sinistra ha avuto tante occasioni per farlo, questa legge l'ha fatta, e io mi domando ancora adesso perché. Non so perché. Kundari. Devo rispondere alla domanda, sì, molto anche... semplice, perché non è così semplice secondo me. Al di là del fatto se il centro-sinistra avesse o meno la maggioranza effettiva per fare una legge del genere, ma anche l'avesse avuta, anche il solo, diciamo, i soli DS Margherita avessero avuto il 60% dei parlamentari. Ma voi credete davvero che in un paese democratico sia così semplice? Senza che non presenti nessun problema il fatto che una maggioranza vince le elezioni contro diciamo l'avversario che è proprietario, eccetera, 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 e appena vinte le elezioni interviene per legge sulle sue proprietà. Non dico che non si dovesse fare nulla. Allora? Perché è stato messo nel programma elettorale allora? La sinistra ha messo io ovviamente, diciamo, infatti critico anche la sinistra per questo, nel senso, è chiaro che, però voglio dire, ho anche un po' di comprensione per loro, forse a differenza di voi, perché capisco che da una parte è giusto e non si può negare che c'è un problema e la politica lo deve risolvere, dall'altra però non è così banale e così semplice che nel 96 o nel 2001 nei vari governi centrosinistra, peraltro sempre tutti abbastanza precari, dotati di una maggioranza così solida. Ma comunque non è un così, governo molto di sinistra, ma così, quindi in teoria. No, ma non è questione di essere più o meno di sinistra. Ma non è questione di essere più o meno di sinistra, è questione del fatto che, diciamo, intervenire sulle proprietà e sui diritti politici del capo dell'opposizione da parte del governo in qualunque paese democratico è un problema. È chiaro che in altri paesi dove queste regole c'erano già prima, il problema non si poneva. Anche in Italia c'era una regola c'era già una regola che stabilisce che chi è titolare di concessioni pubbliche non può, diciamo, certo, esporsi. Perché Berlusconi ha girato. Vi riferite, la vostra discussione si riferisce a una decina di anni fa. Nella giunta per le elezioni. Sì, l'hanno detto Liguori. No, ma l'hanno detto, ma stiamo parlando, Gaia. Scusate, sentiamo Liguori cosa sta dicendo. Liguori. Perdonatemi, la disfatta
della sinistra italiana, io la vedo sempre rappresentata da questa discussione stanca, come se nulla fosse cambiato sulla televisione e sui mezzi di comunicazione. Primo punto che è stato detto qualche minuto fa, non l'ultimo, ed è riguarda questa idea del successo di Berlusconi legata alla proprietà televisiva, inteso come il modello staliniano. Pochi minuti fa non l'ha detto nessuno. Avete fatto prima, ne parlava Valentini, il discorso delle reti unificate. Allora io vi chiedo, senza polemica, pensate che il successo di Berlusconi nell'offerta televisiva sia un problema di reti unificate? Pensate che Berlusconi abbia fatto tanti di quei soldi, abbia avuto tanto successo perché dava programmi a reti unificate? Discorso della differenziazione dei pubblici, dei palinsesti, l'ha inventato la televisione commerciale, mentre la televisione pubblica faceva l'esatto opposto, dava una cosa sola. Quindi il successo di Berlusconi si deve alla pluralità delle cose, non alla dimensione di voce unica. Secondo, perfino i sociologi più sprovveduti oggi hanno capito che il successo di Berlusconi legato alle sue televisioni va interpretato indirettamente, non perché ci parla in televisione, perché lì ci parlano tutti e ha perso anche elezioni possedendo le televisioni, ma il successo delle sue televisioni si irradia su di lui. Quindi questa cosa purtroppo non ci possiamo fare nulla. È un imprenditore che ha avuto successo, questo successo ha avuto in televisione, qualsiasi sociologo, ragazzo di scuola oggi ti fa questa analisi, non quella stupida, pedante, noiosa e vecchia analisi che dice siccome possiede le televisioni parla più italiani. Non è così. Ma non l'ha detto nessuno, siccome ha delle televisioni, siccome ha delle televisioni di successo, questo ha provocato il suo successo anche in politica. Questo sì, lo capisco. Che un legame c'è. Però l'ultima cosa che diceva Kundari adesso, che è sacrosanta, diceva una cosa molto giusta. Voi però dovete stare attenti, perché non solo era un problema prima, come Kundari ha detto bene, in un qualsiasi stato democratico, ma oggi è irreale. Oggi siamo in una situazione di digitale, satellitare e terrestre, in cui perfino Kundari si fa una rete sua. Ma come si potrebbero espropriare? Adesso non esageriamo. Vabbè, insomma, comunque sia, trasmetti, perché trasmette Current, perché sì, trasmette sì, chiunque. C'è un panorama in assoluta evoluzione. Allora, oggi col digitale ci sono decine di frequenze. Mi dite ancora perché fate queste discussioni sulle concessioni? Quali concessioni? Il digitale moltiplica le possibilità di chiunque. Le come farei rispondere dopo la pubblicità, ma credo di doverla salutare, oppure sì, rimane con noi. Volevo solo dirvi, non discutete di roba di 30 anni fa, perché la sinistra sembra ammuffita, perché ha questi analisti che parlano di una televisione irreale, che non conoscono, mentre gli italiani la conoscono meglio. Grazie Liguori, ci vediamo dopo la pubblicità con gli analisti che ovviamente risponderanno. E cercheranno.